Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto vedere dall'intro, avevo il frigo completamente vuoto. Meno male che sono andato all'Esselunga e ho fatto un po' di spesa. Non l'ho riempito completamente, però comunque rispetto a come era prima, già adesso è accettabile. Dico già da subito che questo video è una sfida. Infatti l'obiettivo è quello di documentare tutti i miei pasti per una settimana. Ora, io comunque sono uno studente universitario e a volte mi rendo conto che cucinare ogni volta un pasto è veramente antipatico. Sarebbe super comodo magari ordinarmi una pizza, mangiare fuori, però mi sono impuntato e voglio fare appunto questo video per dimostrare a me stesso che posso cucinare ogni mio pasto e posso addirittura avere delle ricette facili, veloci, ma soprattutto buone. Quindi il mio obiettivo alla fine, oltre questa sfida, è quello di cercare di condividere delle ricette, dei consigli per mangiare velocemente ma mangiare anche bene e cercando di essere abbastanza salutari o comunque di non mangiare troppe porcherie per troppi giorni. Adesso vedremo se riuscirò a completare questa sfida. Allora, iniziamo questa sfida con il primo pasto, che in realtà in questo momento per me è il pranzo. E voglio condividervi, voglio proporre un piatto, cioè una pietanza che mi faccio abbastanza spesso, che è comoda e buona. Cioè il petto di pollo impanato. Quindi prendo il pollo e lo faccio panato e come panatura utilizzo la farina di mais assieme a qualche spezia. È veramente comodo da fare perché magari si possono preparare più porzioni e quindi questa è una buona variante saporita che diciamo anche è abbastanza sana. Allora, piccolo aggiornamento, ho messo il burger vegetale, che è questo di qua, che mangio abbastanza spesso. Ne ho messo uno solo e l'altro l'ho messo in frigo. Sei pronto? Come pranzo non dovrebbe essere male, cioè verdura, pollo, carboidrati, dovrebbe essere un pasto completo e ci sono stato tipo 10 minuti per cucinare. Allora adesso passiamo alla cena. Innanzitutto, come cena ho deciso di mangiare la pasta accompagnandola con sempre questi burger vegetali che questa volta fanno da secondo. La pasta la condirò con un sugo già pronto e nel particolare questo è il mio preferito, che è pomodori secchi e pistacchi. Veramente buono e ve lo consiglio. Sono quasi le 3, sono appena tornato dall'università e adesso devo prepararmi il pranzo. Allora, per pranzo ho deciso oggi di cucinarmi del riso. Nel particolare accompagnerò il riso ad un contorno che in questo caso per me sono delle carote, che appositamente faccio cucinare assieme al riso. Infatti all'incirca riso e carote hanno gli stessi tempi di cottura, quindi nella stessa pentola metto a cucinare sia il riso che le carote. Questo è molto comodo perché in un solo colpo mi cucino sia il primo ma anche il contorno. Invece come secondo ho deciso di mangiarmi le altre due fette che mi erano avanzate da ieri di petto di pollo. La cosa comoda è che mi basta uscire il petto di pollo preparato ieri e semplicemente lo metto in padella e in 5 minuti è pronto. Allora, in questo momento sto iniziando a preparare la cena e questa sera, diciamo, mi è venuta un'idea un po' pazza e voglio sperimentare con un qualcosa di strano. Semplicemente ho deciso di cucinarmi un hamburger, solo che ho comprato un po' di roba a caso, tipo al posto del pane ho comprato le ciambelle. Voglio semplicemente vedere cosa ne esce fuori. Mangerò bene, mangerò male, mi avvelenerò, non lo so, scopriamolo. Allora, l'idea è di fare le cipolle caramellate da mettere appunto nel nostro panino, filo d'olio. Approvato. Sono appena tornato dall'università, sono tipo le 2:30, sono cotto, stanco morto da 6 ore di lezioni veramente pesanti e veramente ho poco tempo perché poi tra l'altro tra poco devo andare in palestra
e quindi oggi voglio provare questa zuppa, ed è appunto una zuppa già pronta di farro e avena. In contemporanea mi cucino anche dei burger vegetali. Io praticamente mangio tutti i burger vegetali, però sono buoni e mi sto trovando bene. Non mi piace più di tanto. Per quello che costa, personalmente la porzione è piccola, e per quello che costa appunto secondo me è bocciata. Allora, questa sera per cena non è che non mi va di cucinare, ma semplicemente ho una voglia matta di mangiarmi una bella pizza, e quindi stasera non si cucina niente. L'unica cosa che forse che mi cucinerò sarà un tè. Allora, oggi per pranzo mi sono cucinato una pasta al pesto e devo dire che era molto buona. Allora, per stasera voglio mangiarmi gli gnocchi, però per mangiare gli gnocchi, che sono già pronti ovviamente, devo condirli appunto con un sugo, e quindi stasera mi preparerò un bel sughetto e voglio utilizzare la salsa di pomodoro senza niente e la voglio condire con zucchine, capperi, cipolla, carote. Ci voglio mettere un po' di roba in modo tale che il sugo venga bello saporito. Dopo un po' di tempo, guardate che bel sughetto è venuto fuori. Forse ho esagerato un po' con le porzioni, però fidatevi che il sugo è molto buono. E ovviamente è 10 volte più buono dei sughi già pronti che compro al supermercato. Allora, oggi per pranzo ho deciso di cucinarmi il pollo. Semplicemente ho tagliato a pezzettini il petto di pollo che già avevo e ho fatto delle striscioline. Poi le ho conditi con del curry e li ho lasciati un attimo riposare. Nel mentre ho preparato il soffritto con le verdure, e nel particolare, come ieri, ho utilizzato carote, zucchine e mezza cipolla. Ho fatto partire il soffritto, l'ho fatto cucinare un po' e poi ho aggiunto il pollo. E adesso ho iniziato anche a preparare il riso. Ho aggiunto dello yogurt greco perché così viene tipo una sorta di cremina. Aggiunto il riso. Forse è un po' esagerato con le porzioni perché questo piatto è gigante, però è buono. Allora, questa sera per cena voglio sfruttare il sugo che mi è avanzato da ieri. Quindi semplicemente mi mangio una pasta e la condisco con questo sugo. E poi come secondo mi mangio altri due carissimi burger vegetali. Guarda qua che bella cenetta. E comunque la cosa assurda è che il sugo è più saporito oggi rispetto che ieri. Allora, è ora di pranzo e semplicemente oggi per pranzo mi devo finire gli gnocchi che già avevo cominciato e anche il pesto che avevo cominciato. Pranzo abbastanza semplice e veloce, visto che devo andare subito a studiare. Allora, per cena mi sto preparando una carbonara. Pepe. Una pasta così per forza dalla padella si deve mangiare. No, in realtà è perché non mi va di sporcare altre cose. Dal mio punto di vista è abbastanza buona. Ne ho mangiate di meglio, però non fatte da me. Anzi, fatemi sapere nei commenti se ho seguito i procedimenti correttamente. Oggi è lunedì ed è l'ultimo pranzo, e come ultimo pranzo ho deciso di cucinare delle patate fatte alla piastra e di accompagnarle con dei burger vegetali. È un pranzo abbastanza leggero, ma questo perché tra poco devo uscire e andare in università e non voglio appesantirmi più di tanto. Devo dire che era molto buono. Comunque, come ultima cena del video, opterò per una pasta con il mio sugo preferito, pomodori secchi e pistacchi, e poi dei burger vegetali, perché dannazione ancora non sono andato a fare la spesa e ho praticamente solo quelli in frigo. E il pranzo e la cena è servita. Finalmente sono riuscito a concludere questa settimana, e onestamente è stata un po' dura perché comunque registrare, filmare ogni volta. Spero un attimo di aver raccolto anche un po' di ricette, un po' di spunti che magari vi possono essere utili. Vi lascio inoltre il resoconto di quanto ho speso nel totale per cucinare tutti i miei pasti, se vi può essere utile. Vi chiedo anche di considerare l'iscrizione se ancora non siete iscritti, così anche evitate di perdervi nuovi contenuti che usciranno nelle prossime settimane che vi possono essere utili e interessanti. Io fate conto che cerco di pubblicare almeno un video a settimana. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.